Un presepe vivente allestito con dovizia di particolari, nulla è stato lasciato al caso. È stato un appuntamento fortemente sentito e vissuto quello che si è registrato nei locali della sede centrale del circolo didattico Gela 1, l'Istituto Antonietta Aldisio di Via Feace, diretto da Gioacchino Pellitteri. L'entusiasmo era tangibile sui volti degli alunni. Contentissimi i docenti. Non è una manifestazione qualsiasi, è un presepe vivente ed è la sintesi di tutto il lavoro che le insegnanti, gli insegnanti hanno fatto nel mese di dicembre. È un modo sia per festeggiare il momento religioso, sia per far vedere e rappresentare e fare concretamente far fare concretamente agli alunni gli antichi mestieri che sono tipici del presepe vivente, che erano tipici della civiltà agricola. È un bel momento in cui si sta insieme, la scuola diventa comunità sotto il segno della religione cattolica. Nel far rivivere ai ragazzi i veri valori e anche il lavoro d'un tempo, è un modo educativo per far comprendere che la vita va rivissuta nuovamente, acquistando e rivedendo i veri valori e nel mondo di socializzarci con gli altri e anche nel modo di portare a frutto, seppur cristiani, il frutto del valore della solidarietà, il valore della comprensione e il valore anche del rispetto reciproco. A scuola è importante portare avanti questi valori, non soltanto dal punto di vista educativo, quindi culturale, ma anche dal punto di vista religioso, dal punto di vista umano, educare le nuove generazioni al senso civico, al senso culturale, all'apprezzare la vita con tutti i pro e i contro, ma essere dono. I bambini hanno bisogno di vivere questo momento, soprattutto adesso che nel mondo c'è tanta violenza, c'è tanta guerra, ci sono troppi messaggi negativi, quindi questa è alla base, diciamo, del nostro insegnamento, il volersi bene, e il collaborare e avere cura anche degli altri, del più debole.